metto sull'acqua per la pasta. Sì, ceniamo. Ok. Cosa mangiamo? Pasta. Pasta fatta come? Col sugo. Il padre e gli altri sempre associati, soprattutto Giovanni. Vabbè, lascialo stare. Non va il gas. Non sarà aperta la bombola, credo. Qualcuno vada giù ad aprirla. Non è che ti fa male se scendi te le scale e vai giù te. Ma non ho voglia di scendere, poi c'ho i tacchi. Togliteli, metti scarpe più comode e scendi. Non ho voglia, vacci te. No, io sto finendo di mangiare. Insomma, qualcuno vada a fare questa commissione. Ma vai te, ma ti pare che devo andarci io? Sì, sei te che hai voglia di cucinare, vai. Se non cucino non mangi. Sì, cioè, sono capace di aprire, prendere la Perfetto, fallo, io vado a prendere sto cacchio da accendere il gas. Ma dovete sempre fare polemiche sempre. Sì, sempre. Non fai niente, cioè, sempre davanti allo specchio. Ma sempre polemiche. Concentriamo più sul lavoro. Ciao. Ciao Ele. Uè, come va? Ciao. Un pochino meglio, grazie. Avrei un po' di fame. Volentieri, no? Dopo, ok. Ma scusate, oggi vai a preparare da mangiare l'Ilaria? Ah sì? Ah, esce da per aprire la bomba di gas. Però è già da 10 minuti vedi. Scusate, ma allora dove è finita? Non so cosa sta facendo. Ma sarà andata a farsi un giro. Per quale motivo scusa senza avvisare? Fa sempre quello che vuoi. Ah, però io prima ho sentito, mentre l'ho letto, ho sentito delle urla. Stavate litigando per caso? Ma si stava solo lamentando. Ma sentite ragazzi, è un po' freddo. Vado a vedere se trovo il golfino che ho prestato a Ilaria. Ciao. Uè, non c'è proprio niente. Sì, vabbè, però io ho fame. Non è cosa, prova a buttare la pasta e vedi se intanto si accende. Non so. Sì, scusate, Ilaria, io ho sentito urlare. Non è che è stata a scappare per caso? Non ho fatto niente. Beh, almeno il gas è arrivato. Come il gas sì? È arrivato? E quella dove è finita allora? Ma da quanto è che manca? Cosa hai persa giù? Boh, credo 10 minuti. Ragazzi, venite un attimo, non c'è più la roba dell'Ilaria! Arriviamo! Scusate ragazzi, ma non ci sono più i vestiti. Come sarebbe? Oh mio Dio. Ma in valigia per caso ci sono? No, erano qui. No, l'ha disfatta la valigia, lo so. Sono scomparsi tutti i vestiti dell'Ilaria. Sì. Uff, oh mio Dio. Cioè vuol dire che... Ragazzi, l'Ilaria è scomparsa. Maria, è pronta la colazione? Sei ancora in bagno? Posso entrare? Maria, che succede? Ah, aiutatemi!
successo adesso? Oh, Cristo santo, è morto. Mio Dio, ma che cavolo è successo qua dentro? Non so, io sono entrato e... Cristo santo. E cos'è questa scritta sullo specchio? Quale? Ci sono 1, 9, 2, 3. Sono gli stessi numeri che aveva Eleonora sulle braccia. Io... Maledizione. Qui dobbiamo riuscire a capirci qualcosa. Adesso? Non lo so. Ma ragazzi, ma cosa sta succedendo? Beh, non lo so, è ovvio che il colpevole a questo punto è uno di noi. Ma come può essere uno di noi il colpevole? Cavolo, il paese è disabitato, non c'è nessuno qui. Giovanni, è appena morta una persona, cazzo! Appunto per questo che ci dobbiamo andare, anche molto velocemente vorremmo finire come lei. Sentite, io ho provato a chiamare qualcuno, però il mio cellulare non prende. Siamo stati tagliati fuori dal mondo in questo cazzo di posto. Se solo sapessimo perché ci siamo andati. Tutta questa situazione è paradossale. Io me ne devo andare di qua il prima possibile. Tutti ce ne devono andare da qua. Ho un brutto presentimento. Oh, signore. Ragazzi, ci siamo addormentati. Oh, io non ho chiuso più tutta la notte. Anch'io. Mi è avuto anche freddo. Sentite, mi sa che mi sta tornando la febbre. Devo andare un attimo in bagno a sciacquarmi. Ok, vai. Ah! Che palle ancora sta cazzo di musica, basta, non ce la faccio più. Però non viene da qua. Viene da fuori. Oh mio Dio, sì, viene da fuori. Dio, che due coglioni. Luchini 4B. Ma a me sembra più una cella che una cantina. Ah, il diavolo! Cos'è questa roba? Mercoledì 27 marzo 1923, anno 108, numero 65. Chiuso il manicomio di Tournion, causa maltrattamenti e abusi sui pazienti. Sulle fondamenta del vecchio edificio sorgeranno abitazioni. Nel suddetto manicomio era stata ricoverata qualche anno fa la famosa ballerina Elisa Luchini, in seguito a una grave depressione post-traumatica che ha stroncato la sua promettente carriera. Luchini. Strano. Ma allora questa cantina era... C'è qualcos'altro qua? Cos'è? Sembra un vecchio diario. Vediamo.